Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché non può sostenersi senza di te, non privarla mai della tua guida. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era leproso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita a servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento e 6.000 sicli d'oro,
e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: Va, bagnati 7 volte nel Giordano. Il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele. Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi. Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse seguita? Tanto più ora che ti ha detto: Bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò sulla cerra, Dio, Dio mio.
Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta viene accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non ad una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Gesù torna a Nazaret, prende la parola nella sinagoga, apre il rotolo del profeta Isaia, dove dice: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato ad annunziare ai poveri il lieto annunzio, e via di seguito. I nazareni che lo ascoltano cominciano a dire: ma da dove viene questa sapienza? Non è costui il figlio del falegname? Conosciamo la sua famiglia, dunque da dove viene questa sapienza? Allora il Signore dice: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Qual è dunque il problema? Il problema è che gli abitanti di Nai, i concittadini di Gesù, non accettano di essere catechizzati da uno come loro. Non accettano che una persona semplice, di una famiglia semplice, possa addirittura quasi sembrare, e lo è naturalmente, il Messia. Non rientra nei loro schemi. I loro schemi vogliono ingabbiare la parola di Dio, vogliono ingabbiare Dio stesso, vogliono che Dio sia e faccia come vogliono loro. Invece si trova davanti un Dio che parla di tutt'altro, di quello che pensano. D'altronde Gesù non ha fatto altro che citare Isaia, quindi perfettamente in regola con le scritture, lui che è colui che completa, che perfeziona, che porta a compimento le scritture. Ma i suoi concittadini non lo vogliono. Nessun profeta è ben accetto in patria. Allora, qual è il problema? Il problema è che sono gelosi, gelosi di Dio. Il problema è la gelosia di Dio, cioè che Dio possa pensare, fare diversamente da quello che pensiamo, che Dio possa, diciamolo francamente, noi vorremmo tutti avere un rapporto speciale, lo abbiamo comunque, un rapporto speciale con Dio, ma vorremmo l'esclusiva. Vorremmo che noi siamo più considerati, siamo più amati anche da Dio. Questa è la superbia, no? Ma quanti ne siamo nel mondo? Di tutti quelli che sono già esistiti, quelli che esisteranno. Dunque noi siamo una piccolissima parte, eppure è pur vero che ciascuno di noi ha un rapporto speciale con Dio, un rapporto d'amore, una relazione particolare a cui ci chiama il Signore, a cui ci sta chiamando il Signore in questo deserto. Dunque siamo niente, siamo polvere, come la polvere della sabbia, come le stelle del cielo, in un infinito. Però nello stesso tempo
abbiamo un valore infinito, in quanto abbiamo questa possibilità di relazione con Cristo. Allora questa nostra gelosia, che poi si trasforma in invidia, come vediamo anche nell'ira, nella voglia di uccidere, volevano uccidere Gesù, buttarlo giù dal monte, ma Gesù passa in mezzo a loro e continua il suo cammino, perché non era ancora giunta la sua ora. Quindi tutto nasce qui dalla superbia, dal considerarsi migliore degli altri, forse anche migliore di Dio. E poi nasce l'invidia, perché Dio ama tutti. E Israele, il popolo di Israele, pensava di avere l'esclusiva dell'amore di Dio, invece il Signore, nell'esempio che fa Gesù, aveva verificato due stranieri, la vedova di Sidone e Naaman il Siro. Poi i suoi miracoli, la donna cananea, la donna sirofenicia, al centurione, gli esempi che fa del buon samaritano. Quindi l'amore di Dio è per tutti. Allora, noi però, e siamo una piccola parte, ma come dicevo prima, siamo chiamati a una relazione speciale con Dio. Dunque, come possiamo noi conservare questa relazione speciale, questo rapporto d'amore particolare che ciascuno di noi ha con il Signore, pur riconoscendoci niente, una piccolissima parte in tutto l'universo? Ebbene, il Signore ha detto: chi vuole essere grande tra voi si faccia piccolo e servo di tutti. Cioè, nel momento in cui noi ci facciamo piccoli, noi abbracciamo Gesù crocifisso, perché in questo sta la sapienza, e quando ci facciamo servi, quando ci mettiamo a disposizione del progetto di Dio, della sua volontà, ci facciamo, per usare una parola molto pesante forse, ci facciamo annientare, annichilire, diventare piccoli, diventare umili dalla grazia di Dio. Quindi quanto più noi siamo, anche nella sofferenza, nei momenti difficili, nei momenti in cui ci sentiamo deboli, ci sentiamo impotenti, è proprio in quel momento che il Signore sta operando meraviglie nella nostra vita, è proprio in quel momento che il Signore fa sentire la sua grazia, è proprio in quel momento che il Signore manifesta la sua onnipotenza. Allora, bando ad ogni gelosia, e siamo invitati in questo tempo di preghiera a ritrovare nel deserto il nostro rapporto speciale con il Signore. Come diceva, io ti ho detto per errore, risentendo l'omelia, ho citato il profeta Isaia, ma era il profeta Osea, le parole sono molto simili, anzi hanno la stessa radice in ebraico, che poi anche Gesù, la stessa radice Gesù, Osea e Isaia. Quindi siamo invitati in questo tempo ad avere questo rapporto speciale. E noi siamo la luce, siamo il sale della terra, no? In questo momento dobbiamo manifestare, testimoniare che la nostra salvezza, la nostra speranza, la nostra roccia è Cristo. Dobbiamo costruire la nostra casa, il nostro futuro, la nostra vita sulla roccia che è Cristo. Allora può passare il terremoto, può passare il temporale, un incendio, un contagio, un'epidemia, una pandemia, ma la nostra casa resterà salda. Se noi invece contiamo sulle forze umane, contiamo su ciò che è passeggero, non riusciremo a tenere su la nostra casa. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
fratelli carissimi, sorelle, in questo tempo di prova a cuore pregare, ma soprattutto dobbiamo rivolgerci a Dio, rivolgere a Dio la nostra preghiera assidua e fiduciosa, dicendo: pietà di noi, Signore. Pietà di noi, Signore. Per tutto il popolo cristiano, perché in questo sacro tempo quaresimale si nutra con abbondanza di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, preghiamo. Pietà di noi, Signore. Perché il mondo intero viva nella prosperità e nella pace, e i nostri giorni divengano davvero un tempo di grazia e di salvezza, preghiamo. Pietà di noi, Signore. Per i peccatori e per tutti coloro che sono lontani dal Signore, perché in questo tempo di riconciliazione e di perdono ritornino a Lui con tutto il cuore, preghiamo. Pietà di noi, Signore. Per noi tutti, perché la grazia del Signore susciti nel nostro spirito una sincera contrizione delle nostre colpe, preghiamo. Pietà di noi, Signore. Per questa Santa Messa, chiesto preghiere alla famiglia di Marina di Pistoia, preghiamo anche per tutte le necessità delle nostre famiglie religiose e di sangue, preghiamo. Pietà di noi, Signore. O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accetta, o Dio, l'offerta che ti presentiamo, segno della nostra devozione, e trasformala per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore, tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza,
insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immacolata per la nostra, la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rocco, San Pio da Pietrelcina, Sant'Agapide e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero,
Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui vollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui vollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui vollis peccata mundi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò santo. Amen.
questa partecipazione al tuo sacramento ci purifichi, Signore, e ci raccolga insieme nella tua unità, per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo la benedizione si chiude il collegamento e si riapre poi alle, non so se faremo in tempo, forse con qualche minuto di ritardo, per l'ufficio delle letture e le preghiere nella cappella della Casa Generalizia, quindi diciamo che ci vogliono almeno 10 minuti, quindi ci sarà un po' di ritardo questa mattina. Un saluto a tutti, una buona giornata a voi presenti e a voi che ci seguite da Facebook. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.